Con i campionati italiani invernali di categoria si è inaugurata ufficialmente ad Avellino la stagione agonistica 2012 del nuoto pinnato, che porterà la disciplina più veloce fra tutte quelle acquatiche in molte città italiane fino al gran finale di Lignano Sabbia d'Oro, quando dal 13 al 23 agosto prossimi si svolgeranno i campionati europei assoluti. Nella bellissima piscina del centro sportivo Avellino è stata la festa delle società del Sud Italia su tutta la Pentotari di Foggia, che ha collezionato qualcosa come 12 nuovi record nazionali con i suoi atleti Martina Giuliani, Lucia Scopece, Ludovica Ciavarella, Roberto Famiglietti, Roberta Mallardo e le staffette 4x50 pinne femminili delle categorie prima, seconda e juniores. Insieme al team pugliese, vero mattatore della manifestazione e vincitore del medagliere a squadre davanti a Euro Team Torino e Nuovo Nuoto Bologna, da sottolineare poi il record italiano della rappresentante della società organizzatrice della manifestazione, la Nuotatori Campani Francesca Fusco, nei 50 pinne delle categorie junior e senior. Qui nel centro sportivo Avellino ci è venuto a trovare il nuovo presidente della sezione provinciale FIPSAS di Avellino, Milanino Indresano. Milanino, una grande presenza qui a Avellino, come ormai consuetudine col pinnato. Le tue impressioni da neopresidente federale? È da poco che sono stato eletto presidente, è subentrato al vecchio presidente da appena un anno, e per quanto riguarda queste manifestazioni, Avellino è la provincia che nella regione Campania ha il numero maggiore di società di nuoto pinnato, e come presidente, essendo molto giovane e quindi partecipato anche a qualche manifestazione sportiva, sono vicino a questo tipo di sport, che sicuramente con i risultati e con la Fusco che ad Avellino ha portato il nome dello sport a livello di pinnato a livello europeo, stiamo cercando di sensibilizzare. Diciamo che già si è fatto ad Avellino, in quanto abbiamo diverse società che fanno pinnato, quasi tutte le piscine nella provincia di Avellino hanno all'interno società di pinnato affiliate FIPSAS, che fanno un buon numero di tesserati e che stanno stimolando i giovani, piccolissimi e meno giovani, a intraprendere questo sport che almeno qui ad Avellino sta avendo tanti nuovi agonisti con risultati abbastanza buoni. Risultati, approfondimenti ed immagini sul sito federale www.fipsas.it.